Nel gennaio del 2020, le fototrappole del monitoraggio faunistico posizionate all'interno del Parco Naturale Orsera Roccavré hanno ripreso un individuo di lupo dal mantello insolitamente chiaro e lo abbiamo per questo soprannominato Il Biondo. Il Biondo, dentro le fototrappole insieme ai suoi compagni di branco, dimostrava un atteggiamento fiero, altezzoso, con la coda sollevata, davvero maschio alfa. Le analisi genetiche che abbiamo condotto sulle sue fatte hanno dimostrato che si trattava proprio di un individuo ibrido, un ibrido lupo-cane, e poi gli approfondimenti delle analisi genetiche e il suo pedigree hanno certificato che si tratta del figlio di un branco dell'Alessandrino che già era ibridato. Nel frattempo, questo lupo e la sua compagna pura del parco Orsera Roccavré si sono riprodotti. L'ibridazione tra lupo selvatico e cane, ossia la possibilità di un incrocio tra lupi presenti in natura e cani domestici, è una minaccia grave all'integrità genetica della specie lupo e alla conservazione proprio. Di conseguenza, ad esempio, la Convenzione di Berna invita gli Stati membri ad agire in questi casi, cercando di gestire queste casistiche al meglio, rimuovendo gli ibridi o sterilizzandoli. E considerando che i primi casi rari si sono documentati sulle Alpi, il progetto Life Wolf Alps EU ha da subito organizzato una serie di azioni per cercare di gestire la problematica. In primis andando a identificare le casistiche e documentarle in modo scientifico per poi agire e cercare appunto di sterilizzare gli animali ibridi documentati. Dopo una formazione specifica e aver monitorato il branco del biondo per lungo tempo, finalmente nell'ottobre del 2022 siamo partiti con la prima sessione di cattura. Le catture su questi animali avvengono in modo incruento, cioè senza causare male all'individuo catturato. In quel momento viene inviato un messaggio d'allerta alla base operativa. In questa base erano sempre presenti 24 ore su 24 il trapper, il personale di vigilanza del parco oppure della città metropolitana di Torino e inoltre chiaramente sempre presente un veterinario. Nei pressi di questa nostra base è stato messo a disposizione anche la clinica mobile del Centro Animali Non Convenzionali di Torino. Dal punto di vista della vigilanza, ci siamo occupati da un lato di agevolare le operazioni di cattura e dall'altro di limitare al massimo il disturbo, l'interferenza con le attività economiche umane presenti nella zona. Successivamente, preoccupandosi del benessere dell'animale nonostante l'operazione di cattura, ci siamo occupati di ridurre al minimo il disagio di questi animali. In queste situazioni l'operazione chirurgica prevista è definita infertilizzazione, impedisce all'animale di riprodursi, lo scopo del nostro lavoro, ma non gli rovina l'emissione ormonale e questo permette, una volta liberato al termine delle operazioni, permette all'animale di ritornare all'interno del suo branco e rioccupare lo stesso ruolo, lo stesso status che aveva prima della cattura. Durante la serata del 25 ottobre, ovvero l'ultimo giorno della sessione programmata, siamo stati allertati dalla trappola, siamo corsi sul posto più velocemente possibile e alla luce delle nostre pile finalmente è comparso un individuo che a noi sembrava essere un lupo, ma poi da analisi genetiche abbiamo ricostruito essere un figlio del biondo, anche se aveva un fenotipo tipico esattamente come la madre e come alcuni suoi fratelli, che in parte erano colorati esattamente come il padre, cioè biondi, e in parte invece con fenotipo tipico, pur essendo ibridi. L'autorizzazione di ISPRA ci permetteva di intervenire immediatamente nel caso di cattura di uno degli individui biondi dal mantello chiaro. Ma nel caso della cattura di Benny, come abbiamo chiamato il primo individuo che abbiamo catturato, abbiamo trovato nella trappola un individuo dal mantello normale, come quello di un lupo selvatico non ibridato.
Il protocollo allora ci ha prescritto di stabulare l'animale per un paio di giorni al CANCH, il Centro per Animali Non Convenzionali di Grugliasco, in attesa delle analisi genetiche. Nel giro di 48 ore, il 28 di ottobre, ISPRA, col suo laboratorio di genetica, ci ha certificato che il nostro Benny era effettivamente un ibrido lupo-cane. Si è proceduto immediatamente alla sua operazione e già nel pomeriggio di quello stesso giorno Benny è stato riliberato non lontano dalla zona di cattura all'interno del territorio del suo branco ed era stato munito di un radiocollare che ci ha permesso successivamente di seguirne non solo gli spostamenti e il suo rientro all'interno del branco, ma anche le sue condizioni di salute. Nell'inverno 2022-2023 è arrivato un lupo biondo qui nel Gran Bosco di Salbeltran. Intensificando il monitoraggio abbiamo scoperto che è figlio del lupo biondo dell'Orsiera Roccevré. Nella stessa primavera ha trovato la femmina qui del Gran Bosco e hanno fatto cucciolata. 3 cuccioli, di cui 2 biondi e 1 normale. Per la sessione di cattura 2023 ci siamo concentrati sul branco del Gran Bosco di Salbertrand. È stata una sessione decisamente più lunga e impegnativa, che ha richiesto anche delle variazioni su quello che era la nostra strategia. Per questo motivo, quando finalmente abbiamo catturato un individuo, l'abbiamo soprannominato Godot. Si tratta di un animale di nuovo giovane dell'anno, esattamente come Benny, con fenotipo tipico, pur essendo ibrido. Questo animale è stato poi liberato il 22 novembre, provvisto anch'esso di radiocollare, e grazie ai dati che ci sta fornendo possiamo capire qualcosa di più sull'utilizzo spaziale di questo animale. Durante le fasi di cattura avevamo un monitoraggio continuo con le fototrappole e a novembre è successo un piccolo giallo. Dalla sera alla mattina è scomparso il maschio biondo dominante. Abbiamo continuato a monitorare, abbiamo catturato Godot. Abbiamo seguito il fatto che ritornasse nel suo branco con la madre e i fratelli e così abbiamo scoperto che la femmina nel giro di poco aveva sostituito il maschio biondo con un maschio di colorazione normale. Possiamo dire in un certo senso che la natura ha fatto il suo corso. Purtroppo gli ibridi che abbiamo catturato non sono i lupi dal manto biondo che stavamo cercando. Tuttavia, nel suo complesso l'attività ha avuto risvolti molto positivi. In primo luogo, l'ampia attività di monitoraggio che è stato svolto ha permesso all'ente di conoscere molto approfonditamente le abitudini dei branchi studiati. In secondo luogo, è stata creata una squadra operativa multidisciplinare che potrà essere attivata ed impiegata anche in attività diverse di gestione faunistica non sul lupo. Infine, l'ottima collaborazione che si è instaurata tra i vari enti coinvolti, l'Università di Torino, il Centro Animali Non Convenzionali, la Città Metropolitana di Torino e i Carabinieri Forestali, sarà sicuramente alla base di future e proficue collaborazioni.